Allora, il comitato è sicuramente attenzione, metodo, ma soprattutto risultati concreti, perché di una deroga che fa rimanere aperto il reparto, ma poi non seguono gli investimenti infrastrutturali e di personale, credo che non ne facciamo nulla. Per rendere sicuro questo reparto e farlo reagire nel modo giusto, il comitato pretende, perché lo deve pretendere, che il manager attuale, che sarà fino al 30, ma anche il manager che arriverà su questo territorio, faccia seriamente, non faccia solo gli annunci. Ecco, quindi una politica molto più attenta, una politica che sappia arrivare a risultati concreti. Poi l'occasione di questa conferenza stampa, chiamala di Natale, perché ha un valore simbolico per noi questo reparto. Andremo a fare le dovute riflessioni anche sul nuovo piano sanitario regionale, su quella che è la gestione dei reparti di questo ospedale in futuro. Non vorremmo far sottrarre nulla di questo ospedale. Non solo punto nascita, ma attenzione puntati anche sugli altri reparti. Sì, è automatico questo meccanismo, non è che c'è solo il punto nascita per noi è stato l'inizio di un percorso, però adesso il territorio ci chiede altro e vorremmo che si riavviasse un percorso anche con tutti gli interlocutori della politica locale, perché questo non è un tema solo del Comitato, è di tutti. Non dobbiamo chiaramente escludere nessuno, anzi noi vorremmo includere tutti, però l'ho detto nella conferenza stampa di qualche minuto fa, bisogna mettere insieme le forze, unire le differenze, perché il Centro Abruzzo ha bisogno di questo in questo momento. Lei è stato chiaro e anche duro. Qualche consigliere comunale ha abbassato la guardia. Sì, non può essere così. La costanza dell'attenzione, come lo diceva l'avvocato Bianchi, è fondamentale in questo momento. Noi dobbiamo lavorare con metodo, lo ripeto un'altra volta, perché solo così, e non facendoci tirare per la giacca, perché questo accade spesso, bisogna avere una dignità. Una classe dirigente si crea anche attraverso queste resistenze, attraverso chiaramente degli obiettivi concreti da raggiungere. Prossimo primo passo. Oh, il prossimo piano, speriamo, è notizia di qualche ora che è stato assunto un nuovo medico nel reparto di ostetricia, ma non basta questo, adesso ci sono gli investimenti infrastrutturali, l'apertura chiaramente delle sale operatorie e speriamo il trasferimento anche del punto nascita nell'ala nuova possa rappresentare un punto di svolta per tutta la sanità del Centro Abruzzo. Sì, anche il punto nascita è uno dei sacchi di carbone consegnati al sindaco. Io volevo dire questo, il punto nascita deve comunque rimanere in vita, però per rimanere in vita, a parte le lettere di D'Alfonso e Gerosolimo che scrivono al Ministero, la richiesta della deroga è questa, che ostetricia e ginecologia vengano trasferite in reparti agibili, non dove sono adesso. E in più che nell'ala nuova dell'ospedale venga realizzata la sala parto, solo così la deroga può avere un senso, altrimenti no. Allora, parliamo prima di una bella notizia, perché è una notizia che pochi mesi fa potevamo anche non dare, che è Natale e se proprio qualcuno deve partorire può farlo ancora qui a Sulmona, qui al reparto del punto nascita di Sulmona. E sì, è quella domanda che mi state facendo, che è importantissima, la possibilità dell'investimento. Ci sono tante possibilità nel futuro, tra queste possibilità c'è anche che Sulmona possa vendere il suo territorio, la sua acqua, la sua aria, il vivere bene in un piccolo paese, perché questo ci tocca sentirci dire quando ci confrontiamo con i numeri del Ministero, questi numeri li possiamo volgere a nostro favore, cioè una famiglia da una grande città che vuole fare un investimento vero sul proprio figlio, lo può fare qui a Sulmona, nella tranquillità della cittadina e nella tranquillità di essere coperta dal punto di vista sanitario e emergenziale, come questo qui, il punto nascita di Sulmona.